Buongiorno, saluto cordialmente tutti i presenti e ringrazio per avermi permesso di partecipare, anche se a distanza, alla giornata e al momento di confronto odierno. La partecipazione e la collaborazione della WISP, con gli istituti penitenziari bresciani risale nel tempo. Precede addirittura la mia presa in servizio presso queste sedi ed è una presenza significativa, concreta, costante, che si è rinnovata quindi per più di 25 anni. Il valore aggiunto della partecipazione e della collaborazione con la WISP, sta non soltanto nell'organizzare attività, sportive che, permettono ai detenuti, innanzitutto la cura della persona, ma il valore aggiunto sta soprattutto nell'importanza che, queste attività, determinano, soprattutto nella cura della mente delle persone recluse. Lo sport è attività, ma è anche educazione alla disciplina ed è questo quello che più di tutti dà il valore e l'importanza trattamentale di queste attività. Il 1º aprile si celebrerà presso la Casa di Reclusione di Verziano, uno dei due istituti penitenziari di Brescia, la Corsa del Vivicittà. Questo è un momento importantissimo ed è soprattutto un gradito ritorno dopo gli anni di pandemia che hanno purtroppo determinato la sospensione di queste attività e la chiusura degli istituti penitenziari dall'esterno. Quest'anno avremo la gioia di accogliere 5 istituti scolastici superiori di Brescia e provincia e l'ingresso di ben 200 studenti che correranno all'interno del circuito organizzato con la WISP nella casa di reclusione con i detenuti. Il valore aggiunto quindi si moltiplica e si amplifica perché non parliamo soltanto di educazione allo sport e quindi di educazione in generale alla cura della persona, ma parliamo anche e soprattutto di educazione alla legalità, da parte di ragazzi, e studenti che hanno l'occasione di entrare negli istituti penitenziari, di, conoscere direttamente la realtà di questi istituti e, di poter così svolgere, con gioia all'aria aperta una vera e propria lezione di legalità. Sono questi gli esempi che più di tutti connotano la necessità per gli istituti penitenziari di garantire un'apertura all'esterno che significa comunicazione, presenza, attenzione e partecipazione per cercare tutti insieme di cambiare culturalmente la mentalità anche e soprattutto delle nuove generazioni e per cercare di far comprendere quanto la società esterna sia attore, partecipe, protagonista ed attivo nell'opera di reinserimento sociale delle persone recluse.